Sono qui nel consueto appuntamento per parlare di Lilith, nella mistica ebraica. E oggi, in special modo, c'è già qualche problema di connessione. Fantastico. Intanto aspettiamo che arrivi qualcuno, sempre che arrivi qualcuno, di solito qualcuno arriva. E quindi vediamo un attimo se riesco intanto a vedere se è condivisa, se viene condiviso o meno questo video sulla mia bacheca, perché altrimenti sarà difficile che qualcuno possa realmente intervenire. Sì, ci sono già delle persone. Bene, grazie per essere intervenuti questa sera. E niente, se non avete visto il video precedente, vi consiglio di farlo per riallacciare un po' quello che è il discorso su Lilith e Nema, che come abbiamo visto, Lilith appunto viene considerata sterile, ma in realtà è genitrice di una moltitudine di spiriti e demoni. Questo anche nella stessa mistica ebraica, nonché Naema a sua volta è genitrice di figli e di bambini umani che Lilith, sempre nella mistica ebraica, riconosce e non uccide. Quindi vediamo come esistono momenti, questo è molto interessante, all'interno dei quali Lilith e Naema assumono forma umana. Ma quando è esattamente che, in che parte della letteratura ebraica, esattamente, assumono un aspetto così malvagio? Sicuramente, quando in altri episodi, in cui si trasformano, esistono con forma umana. E sono leggende legate al re Salomone. E in questo caso sono due figure in ogni, portatrici, diciamo così, di disgrazia. Ora io ogni tanto interromperò per vedere se c'è qualcuno che interviene, vi avviso. Comunque, dicevamo, allora, assume forma umana quando entrambe, sia Lilith che Nema, per provare la saggezza di Salomone e assunsero per questa ragione l'aspetto di due prostitute e si diressero da lui per chiedergli il suo giudizio su una disputa riguardo a un bambino orfano per capire chi delle due fosse la madre, entrambe reclamando la maternità del bambino. Allora qui viene definita Lilith come strangolatrice di bambini. Ed è questo è qui che si inizia sostanzialmente a vederla in questo modo. E che motivazione si adduce a questa attitudine di Lilith di strangolare i bambini? Perché non può averne? Non può averne in carne ed ossa. L'altra è il Grat. Secondo altre fonti, Lilith e Naema. Ora, si narra, che una notte David era addormentato in un accampamento nel deserto e nel suo sogno Igrat si unì a lui concependo Adat. E qui è interessante che sia identico a Adad, l'indomito. Su questo si potrebbero fare infinite digressioni. Quando gli domandarono il suo nome, rispose: il suo nome è Ad, il mio nome è Ad, Ad è il mio nome, che sarebbe As Ashmi Yi in ebraico, e lo chiamarono quindi Asmodai, 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 re dei demoni che privarono Salomone del suo regno. Quindi di conseguenza questa unione ha per Salomone tutta una serie di ripercussioni assolutamente negative nella mistica ebraica.
Adesso però andiamo a riflettere un attimo su questa figura. Il re Salomone, come si può osservare nella mistica ebraica, attraverso innumerevoli testi, e leggende, avrebbe avuto il dominio sui demoni, gli spiriti, Lilin, e avrebbe parlato la loro lingua. E quando era ubriaco, chiamava il vino, avrebbe ordinato a questi spiriti di ballare per lui, sia ai demoni, ai Lilin e agli spiriti selvaggi. Attenzione, esiste però qui una riflessione interessante da fare. Allora, secondo nel Targum, Giobbe 1,15, credo, il nome Saba, che significa di Saba, si traduce come Lilith, regina di Zemargad. Quindi, sostanzialmente, in questa chiave, Salomone, grazie al fatto che Salomone avesse potere sui demoni, che esistì la regina di Saba. Ma attenzione, non sarà, viene spontaneo domandarsi, a questo punto non sarà proprio grazie alla sua unione con la regina di Saba che ha avuto potere sui demoni, perché ella stessa è madre di demoni se è Lilith. Questo è un dubbio, che ho sempre avuto, una connessione sulla quale ho ricercato molto e ho riflettuto molto. E vediamo un attimo intanto se è arrivato qualcuno. Buonasera, saludos. Saludos José, buonasera. Buonasera Cinzia. Ah, buonasera Albert. Grazie, grazie per seguirmi. Bene, dicevamo appunto che rimane dubbia il dubbio permane, perché lei è la madre dei Lilin, degli spiriti, dei demoni, quindi è lei. Ragionevolmente c'è da pensare che sia lei ad avere potere su di essi più che lui, e che sia la sua unione con lui che in realtà gli dà potere sui demoni, a prescindere. Vabbè, ora qui esiste poi lo sviluppo di tutta una tradizione salomonica che molti conoscerete, con la quale luciferiani e satanisti non si identificano, con la quale non ci si non ci che non utilizziamo. Esiste una revisione, The Demon of Solomon di Michael W. Ford, in un'altra chiave, assolutamente rispettosa nei confronti delle entità di cui sto parlando, un grimorio. Che rivede la magia salomonica, ma generalmente non viene utilizzata in nessuna delle correnti della via sinistra attualmente. O almeno nella maggior parte, poi che qualcuno esista, proprio in virtù del fatto che beh, chiunque l'abbia conosciuta e sperimentata sa che è abbastanza umiliante in un certo senso, perché utilizza una determinata ritualistica, doversi sottomettere. Il luciferiano, così come il satanista, non si sottomette a nessuna divinità o quant'altro. Ma comunque c'è un altro aspetto molto molto interessante. Come abbiamo visto, in accordo con un mito dello Zohar, Lilith e Samael emersero in forma androgina. Attenzione, in forma androgina sarebbe a dire, questo è estremamente indicativo, lo ha sottolineato anche Vale Farnilo in un video che vi invito a vedere, è una delle prime dirette che abbiamo fatto. Dai resti del vino, del potere divino. Qui c'è un'assonanza che mi ricorda un famoso poema di Baudelaire. E questa è una delle
delle versioni. Secondo un'altra versione, che corrisponde ai circoli cabalistici del Medioevo, non viene data una spiegazione alla provenienza di Lilith, però si converte nella sposa di Samael, quando inizialmente si trattava appunto di un unico essere androgeno. È la prima delle sue quattro spose, e la prima poi andremo a vedere chi sono le altre. Concretamente afferma questo Baia Ben Asheri Balawa, morto nel 1340, che commentava la Bibbia cabalistica del principio del XIV secolo, relatando il mito in modo da qui per la prima volta appaiono i quattro angeli della prostituzione di cui ha parlato appunto anche Valefar. Dette in questo modo, le quattro donne erano le madri dei demoni, quindi Lilith sterile però è madre, è sterile di essere umano, ma fino a un certo punto, perché abbiamo visto nel video precedente che non sempre è così, ma è madre allo stesso tempo. Quindi sono Lilith, Nema, Igrate e Maalat. Ognuna di esse ha i propri sottoposti e spiriti, che lo Zohar, che il cabalista in questione definisce immondi, perché così dovevano essere percepiti e che sono innumerevoli. Allora, come vedete, è Lilith che ha i propri demoni sottoposti, quindi è logico pensare che il potere di Salomone provenisse dalla sua unione con Lilith in realtà. E si dice che ognuna di esse governi dei quattro Tekefot, vale a dire l'equinozio di primavera, ad autunno, il solstizio d'estate e il solstizio d'inverno durante l'anno. Quando si uniscono tutte, si riuniscono, questo qui c'è una. Risuona con il concetto di sabba, con un'elevata vetta in cima a una montagna, la montagna nell'oscurità. Quindi questo risuona molto con l'idea del sabba. Vediamo se qualcuno è intervenuto per qualche riflessione o altro. Sarebbe la cosa più logica anche secondo me, Cristian. Buonasera Francesca. Bene, stasera siamo un bel po'. E io sono molto contenta di questo, che apprezziate i miei sforzi e non soltanto i miei, anche di chiunque interviene a queste mie dirette. Abbiamo avuto e avremo di nuovo Laura. Vedrete, se visitate e vi iscrivete al canale YouTube, vedrete che hanno tutte le persone che collaborano, che hanno collaborato e che hanno partecipato alle mie dirette e che parteciperanno, perché le sorprese non sono finite. E dicevamo appunto che ognuna di esse governerebbe, secondo questo cabalista, la sua kefa, la mia pronuncia dell'ebraico è tremenda, dal momento del tramonto fino a mezzanotte, insieme a tutta la loro coorte. Allora, secondo ed è qui che, secondo questo commentatore, questo cabalista, il re Salomone governò su di loro e le rese schiave. Ora, naturalmente è logico che la cabala rivista in senso luciferiano non può essere accorde con la magia salomonica proprio per questa ragione, perché in questo modo Salomone le rende schiave e le usa secondo la sua volontà, secondo la mistica ebraica, come tutti i demoni. Ora, queste quattro donne sono le spose del patrone celestiale di Esaù, ovvero Samael, e seguendo
Il suo esempio, lo stesso Esaù prese quattro spose, come si spiega nel Pentateuco. E questo è uno dei commentatori, che è il commentatore che dà poi luogo a quello che è il mito dei quattro angeli della prostituzione. E invece, d'altra parte, Nathan Spira, che morì nel 1662, nel suo Tub Haaretz, sì, trasmette un'interessante variante sullo stesso tema. Cioè, le quattro donne si trasformano nelle governanti, nel senso di patrone celestiali, e da qui viene la locuzione, viene la definizione angeli della prostituzione, dei quattro regni. Secondo lui esistono appunto 60 patroni celestiali, ognuno di esso designato per ogni nazione, e tutti sono sotto il governo di Samael e Rahab. E qui Rahab ebbe la sua parte in tutte le frontiere d'Egitto, e diceva il commentatore, misurassero 400 per 400, e che a Samael corrisposero quattro regni, ed ognuno di essi aveva una concubina. Le concubine in questione sono appunto ancora una volta Lilith, che prese in sposa e fu la prima, la seconda Naama, e la terza Eve Maschit, e la quarta Igrat, figlia di Malat. E i quattro regni sarebbero stati: il primo, il regno di Damasco, dove si trovava la casa di Rimmon; il secondo, il regno di Tiro, che si trova alla frontiera con le terre d'Israele; e il terzo, il regno di Malta, che si chiamava Rodus; e per finire il quarto, il regno di Granada, che qualcuno dice sia il regno di Ismael. Ora, in ognuno di questi quattro regni abiterebbe, secondo questo commentatore dello Zohar, una delle quattro concubine menzionate. Ora, vediamo un attimo se ci sono interventi o commenti. Ah, grazie Cinzia. Beh, io ci rifletto da tanto tempo, perché volendo, sì, Silvia, e su di questo argomento delle lunazioni ha parlato, ti consiglio di rivedere il video di Valefar. Quindi io non ci ritorno sopra un'altra volta, però eventualmente sì, effettivamente anche in questo caso si potrebbe fare una relazionare le lunazioni con le fasi della lunazione anche con i quattro aspetti di Lilith. E di questo parla Valefar nel secondo video che abbiamo fatto, che ti invito a rivedere perché è estremamente interessante. In questo senso parla anche dell'aspetto astrologico. Bene, e diciamo che, cioè, le leggende sono inesauribili, ce ne sono una grandissima quantità. Una dice, relata che la figlia di Casdiel, lo stregone egiziano, quando Ismael si divorziò da lei, quando si divorziò da lei, come le ordinò suo padre, era incinta e mise al mondo Malat. Ora, madre e figlia rimasero insieme nel deserto, che era pieno di spiriti e tradizioni stregonesche, e un demonio chiamato Yggdrasil governò su di lui. Questo demone si sentì attratto da Malat, che era molto bella, e lei concepì e diede alla luce una figlia che chiamò Yggdrat, con lui. Da allora Malat abbandonò il deserto e divenne una delle spose di Esaù. Sua figlia Yggdrat
rimase nel deserto e lei, Nema, Pelonit, ovvero Lilith e Rega, dominarono sui quattro Tefot di cui parlavamo prima, ovvero i due equinozi e i due solstizi. Pelonit, Lilith, ha rapporti sessuali con ogni uomo, secondo questa leggenda, mentre Nema no. Solo con Israele. E Igrat è inviata a fare danni la notte prima del mercoledì e del sabato, sempre secondo questo commentatore. Ma coloro che temono Dio, che hanno il famoso timore di Dio, non saranno avvicinati da nessuna di questi aspetti di Lilith. Quindi ritorniamo ancora una volta, se vedete bene, alla ricerca di di un determinato stretto controllo della sessualità che traspare attraverso tutte queste leggende e questi miti, come se in un certo qual modo l'accoppiamento e la procreazione dovessero essere strettamente regolamentati. Ora, ma torniamo al matrimonio, come dire, principale, che è quello tra Samael e Lilith. Che sostanzialmente, come abbiamo detto, diventano in questa parte marito e moglie, diciamo. Ed è io personalmente la leggenda la vedo, la percepisco come qualcosa di terribile, perché a Samael e Lilith non fu permesso di prosperare, se qui siamo nel 1646, naturalmente, un commentatore della Cabala che ha appunto vi ho citato prima. Ora, Dio avrebbe temuto, temeva, che riempissero il mondo con la loro progenie demoniaca e per evitarlo castrò Samael, conosciuto anche come angelo di Satana o l'altro Dio, secondo questo commentatore, cioè lo rese sterile. Attenzione, qui non è più Lilith a essere sterile, perché infatti genera tutta questa progenia di demoni, ma bensì Samael. E da qui nasce probabilmente anche il mito di Lilith, portatrice di sterilità. Questo mito, che si trova fra i numerosi libri cabalistici del XVIII secolo, si basa sull'identificazione del Leviatano, il serpente contorto o attorcigliato si può tradurre, con Samael e Lilith rispettivamente, nella reinterpretazione dell'antico mito talmudico secondo il quale il dio castrò il Leviatano mascolino e uccise la femmina per evitare che distruggessero la terra. Leviatan, il serpente, diciamo così, attorcigliato o ricurvo, è per i cabalisti Lilith, ancora una volta, cioè nel suo aspetto femminile, che seduce gli uomini in modo da far loro intraprendere la cattiva strada. E qui c'è di nuovo questa idea di questa figura femminile che porta l'uomo sulla cattiva strada, che non è responsabile di niente. È quasi ora, sinceramente, se entrate nel mito, se vi lasciate prendere dal mito, come se con sentimenti umani, non vi sembra che tutto sommato la rabbia di questo Samael castrato e di questa Lilith a cui viene impedito di procreare con Samael sia in un certo qual modo, non diciamo, cioè quasi direi comprensibile. Perché una volta che Samael fu castrato, Lilith
che non poteva unirsi col suo sposo, trovò soddisfazione avendo rapporti sessuali con uomini che sperimentavano queste famose eiaculazioni notturne. E da qui nasce appunto una lunga letteratura che arriva fino ai giorni nostri, che demonizza questo evento del tutto naturale in periodi soprattutto di astinenza. Vabbè, il testo, un altro testo cabalistico del XV-XVI secolo riporta, commenta l'affermazione midrashica secondo la quale Dio calmò il Leviatano femminile e la reinterpreta con il significato di che rese Lilith sterile. Così, e qui nasce il mito di Lilith sterile, così da non poterle far avere discendenza e nient'altro che non fosse la mera fornicazione. Qui viene già si nota un'intenzione di svalutare il rapporto sessuale che non porti alla procreazione umana e quindi un altro controllo della sessualità. Vediamo se c'è qualcuno che commenta qualche cosa. Ok, no. Hola Brian, grazie per essere intervenuti questa sera. Quindi dicevamo, l'idea che esistano molte Lilith, come abbiamo visto, è molto antica. Già nei testi di incantesimi babilonesi, commentava Laura, appaiono Lilu maschili, oltre che Lilith femminili, che sono le eredi del terzo millennio a.C. dei demoni sumeri maschili e femminili dal nome simile. Ma in ogni caso i cabalisti del XIII secolo continuarono a dividere il personaggio di Lilith in due e a distinguere tra Lilith l'anziana e un'altra forma che è Lilith la giovane. Peccato che non ho qui con me i tarocchi luciferiani, perché se no avrei potuto altrimenti mostrarvi due illustrazioni molto belle al riguardo. Allora, negli scritti invece del rabbino Isacca Cohen, un cabalista spagnolo che fiorì a metà del XIII secolo, leggiamo che Lilith nacque in forma androgina con Samael. Ecco che qui si ritorna non a Lilith sposa di Samael, ma a Lilith facente parte di Samael. In seguito si scinde da lui e diviene sposa di quello che viene definito come gran principe, grande re di tutti i demoni. E costei è Lilith l'anziana. Oltre a Samael, anche in questo caso, altri demoni accompagnano Lilith nel suo letto. E questo è considerevole, perché questa riflessione, cioè come un terrore, traspare un terrore al rapporto extramatrimoniale che non conserva in atto alla procreazione, quindi alla conservazione in un certo modo di una linea di sangue, che è la conseguenza di una società fortemente patriarcale, ovviamente, dove il patrimonio è legato alla discendenza dell'uomo. Quindi è estremamente indicativo in questo senso. Comunque, Samael e Lilith in questo rompono tutti i tabù, perché lei non soltanto si accoppia, anche se per mero fine di diciamo così, intrattenimento, con Samael, che però ha anche con tutta un'altra serie di demoni. Allora, questo può significare una sola cosa: che Lilith può portare coloro che la favoriscono a elevarsi,
E ritorniamo alla questione di Salomone, che forse, probabilmente, in qualche modo era tra questi, perché lei che comanda sulla scheda di demoni. Attenzione, qui ci sono due interpretazioni differenti. E cioè, c'è chi pensa che chi dà i suoi favori a Lilith si unisce in qualche modo a lei, riesce ad elevarsi, e c'è chi pensa, chi interpreta, che sia chi riesce a dominarla. In realtà, se andiamo ad osservare i fatti come sono svolti, non è così che funziona. Sempre e quando sia possibile dominare Lilith, dominarla porta a tutta una serie di tragedie. In qualche modo però esiste anche questa interpretazione legata a un certo tipo di magia che riporto così testualmente. È tramite l'unione con Lilith che si riescono a raggiungere poteri profetici. E un'altra, qui si introduce un'altra figura, che è Cafefoni, il principe e il re del cielo, la cui sposa è Metabel, la figlia di Matred. La figlia di questa misteriosa coppia è Lilith la giovane. Ora, comunque, sembra che esista una certa confusione tra Lilith la giovane e Lilith l'anziana. Perché Lilith l'anziana si chiama 3 secoli, viene chiamata in un altro modo 3 secoli dopo da Isaac Cohen, dopo Isaac Cohen da Moisés Cordovero, che è un altro cabalista spagnolo del 1522-1570, il primo tra i cabalisti di Safed, e che ci racconta nuovamente il mito delle due Lilith, aggiungendo alcuni dettagli interessanti. Attribuisce a Lilith l'anziana 480 compagnie di demoni sotto il suo comando. Il numero deriverebbe dal valore numerico delle lettere che completano il nome: LYLYT, cioè 30, 30, 10 e 400. E 400 che formano, ora se, spiegarlo senza avere un'immagine è abbastanza, parlarne senza avere un'immagine è abbastanza complicato, però provvederò nel montaggio del video ad aggiungerla. Allora, esse formano il nome Lilith. Nel giorno della penitenza, quindi, Lilith l'anziana si incamminerebbe nel deserto e questo sempre appunto un'altra leggenda. Il deserto ha, come vedete, un valore estremamente importante nella mistica ebraica. Si incammina nel deserto dove urla e grida la sua disperazione. È comprensibile perché il compagno è sterile, quindi di conseguenza. E si incammina nel deserto e continua il suo isolamento. E qui inizia ad essere definita come il demone delle grida. E il suo nome, infatti, si pensa dello stridore, in qualche modo, perché è un tipo di grido acuto simile a quello della civetta. E si pensa che derivi da un verbo che significa appunto questo tipo di grido, che è cioè praticamente YLL, scritto trascritto. Ora, e urla, urla e grida per la sua disperazione, ma è anche comprensibile. Quindi vedete che questo dio ebraico è essenzialmente, almeno secondo il mio punto di vista,
crudele, infinitamente crudele, sì, con lei. Le rende il compagno sterile, secondo altri rende lei sterile. Tutto nel tentativo in realtà di dominarla. In ogni caso Samael ha un'altra concubina, avendo parlato di Lilith anziana e Lilith la giovane, anche per questo commentatore dello Zoar. E la concubina è chiamata Maalat, la figlia di Ismael. In questo caso avrebbe 478 compagnie di demoni a sua disposizione. E un'altra volta il nome è dato dall'attribuzione che viene data alla chiave e ad ogni lettera che forma il suo nome, MHLT, ovvero 040 830 400. Quindi di conseguenza è in questo modo che si desume che siano 478 le compagnie di demoni a sua disposizione. Ora lei va, Maalat va e canta, attenzione, anche lei non grida, ma canta una canzone in un inno nella lingua sacra. E quando le due si incontrano, secondo questo commentatore, nel giorno dell'espiazione, nel mezzo al deserto, ridono l'una dell'altra fino a che le loro voci si elevano al cielo e la terra trema. Questo è in realtà, secondo l'interpretazione di questo cabalista, un sistema creato da Dio, isolarle nel giorno dell'espiazione a gridarle nel deserto perché non infastidiscono Israele mentre prega, cioè perché la loro presenza non sia d'intralcio. Ora, Lilith la giovane è aiutata nella sua lotta, tra virgolette lotta, competizione contro Lilith l'anziana da sua madre Metabel. Ora, il motivo mitologico dello Zoar e del commentatore che lo sottolinea dell'inimicizia tra Lilith e le sue compagne demoniache, il vantaggio che ne risulta per Israele nel giorno dell'espiazione è proprio che si allontanano tutte nel deserto. È trattato questo mito anche da altri cabalisti del XVI secolo, tipo Abraham Galante, esempio morto nel 1560, che è un importante cabalista di Safed e contemporaneo di Moisés Cordovero, e racconta la storia completa dell'incontro annuale nel deserto tra Lilith e Maalat, però con una caratterizzazione differente a una delle due dei due demoni principali. Maalat, secondo lui, deve il suo nome al fatto di essere una ballerina. Lei va, balla e gira intorno. Quindi sono tutte attività legate alla bellezza che vengono demonizzate, a parte il grido stridulo, però anche il canto sacro, il ballo, tipiche legate alla sensualità femminile, che in qualche modo vengono viste come tentatrici. Una volta c'è questa figura, c'è questo rapporto di amore e odio che diventa sempre più odio, mentre nel proseguire dei cabalisti, delle interpretazioni dei cabalisti. E niente, l'una sull'altra ingaggerebbero quindi una feroce battaglia. Vediamo se c'è qualche commento su queste. Grazie! In realtà, José, potete trovare tutto questo nei testi e nelle ricerche di Raphael Patai. Allora, vediamo un po'.
Vi distraggo dall'argomento. No, vabbè, sì, vabbè, i miei incisivi. Lo spazio tra gli incisivi per il quale non ho mai messo l'apparecchio perché dovevo sistemare altri guai più grossi ai miei denti, che distrae qualcuno. Vedi, non tutti i difetti vengono per nuocere se lo spazio divisore, lo spazio che c'è tra i miei incisivi riesce a distrarre qualcuno. Allora, no, dicevamo. Torniamo alle compagnie di Lilith. Ora, in realtà, secondo me, sono tutti aspetti della stessa figura, ognuno delle quali prende. Quindi non esiste questa competizione. Ma da un punto di vista magico e folclorico, probabilmente era importante. Che ognuna di esse, come abbiamo visto, era legata a dei poteri specifici e quindi anche addirittura delle zone specifiche di potere. Quindi di conseguenza, i nomi è molto importante conservarne tutti gli aspetti e tutti i nomi. I nomi di Lili sono già stati citati da Valefar. E niente, sono 14 e derivano appunto direttamente dai testi degli incantesimi più antichi e sono Lilin, Abito, Avizo, Asmorfo, Acascio, Dam, Kefido, Ailo, Tarota, Abnica, Shatrina, Kalubizza, Tiltoi e Piezza. E Sefonit del Nord è quella che la renderebbe figlia di Casefoni, non la Elite la giovane. Comunque, in ogni caso, ritornando a questa competizione disputa riguardo a Samael delle sue spose. Queste gelosie e dispute si devono appunto ancora una volta alla prima delle mogli, che è Lilith, in sé e per sé la prima, e alla sua gelosia, al suo carattere competitivo, sempre secondo i cabalisti. Colei che viene dal nord, Sefonit. Dal nord il maligno verrà, scrive sempre questo commentatore. Ora c'è da notare che entrambi, Samael e Lilith, nacquero in una nascita spirituale androgina, ancora una volta, e questo però è corrispondente ad Adamo ed Eva e sopra. E sotto di due figure gemelle. E Samael e Lilith l'anziana allo stesso modo che la stessa Sefonit. E quindi di conseguenza qui c'è proprio la struttura di quello che è l'albero della conoscenza del bene e del male secondo l'interpretazione cabalistica tradizionale. Ora, sempre quest'autore afferma anche che in rare occasioni Casefoni si accoppia e si unisce e ama una creatura il cui nome è Lilitta. Quindi vedete che questi aspetti di Lilith sono infiniti e ognuno di essi è degno di essere studiato e investigato per rendergli il suo proprio valore, la sua propria appartenenza. Ma comunque, Casefoni si unisce a Lilitta, che in modo misterioso somiglia a Garla egizia. Però, se questa Lilitta è identica alla propria figlia di Casefoni, Lilith la giovane, non si riesce a comprendere secondo questa fonte. In ogni caso, vedete che gli aspetti di Lilith sono molteplici e, come già dicevamo, sono infiniti.
Ricercare su ognuno di essi significa ricercare un aspetto del proprio femminile sacro, perché dalla mia prospettiva sono proiezioni che nei secoli l'inconscio collettivo ha incorporato, oltre a essere eventualmente anche entità vere e proprie. È la stessa entità dal mio punto di vista, con un'infinita quantità di aspetti differenti, per lo più dimenticati o sconosciuti. È un po' lo stesso discorso del diamante nero che cercavo di farvi quando vi ho spiegato cioè vi ho spiegato, ho cercato di illustrarvi qual è la mia interpretazione dell'avversario. E Lilith, tanto Lilith come Samael, sono rappresentazioni dell'avversario. Il diamante nero, ovvero tante sfaccettature diverse, che tanti significati diversi uniti in una sola, in un unico concetto, ma ognuno di essi è degno di studio perché può portarci a conoscere qualcosa più di noi. E torniamo a questa Lilith la giovane, che sempre secondo lo stesso autore si trasforma in sposa di Asmodai, re dei demoni, e da questa unione nasce il gran principe Arba di Asmodai, la spada di Asmodai, che governa più di 80.000 demoni della distruzione e molti altri discendenti di demoni. Comunque, la giovane ha l'aspetto di una bella donna, dalla testa all'ombelico e dall'ombelico verso il basso, quella del fuoco ardente. Eccita il desiderio di Samael e questo provocò delle intense gelosie tra Samael e Asmodai, così come una lotta costante tra Lilith la giovane e la sposa di Samael, Lilith l'anziana. Ma per tornare alle due Lilith, questa idea è illustrata in modo diverso da Joachim Vidal, che nasce nel 1543 e muore nel 1620. È un cabalista di Safed e un discepolo di Isaac Luria. E spiega che l'originale Lilith diciamo che il colore, il vestito di Lilith è il guscio, la parte esterna, la malvagità di Eva. E questa è una prospettiva completamente nuova. Quindi Lilith è la parte esterna, il guscio di Eva, la sposa di Adamo. Ma continua dicendo che esiste un'altra Lilith, ancora più estrema e quindi più malvagia, che è la sposa di Samael. Ora, nella conseguenza non è chiaro se Vital parla della prima o della seconda Lilith, quando dice che vi fu un angelo che fu cacciato dal cielo e fu chiamato la fiamma della spada che gira, che a volte è un angelo, mentre a volte è un demonio chiamato Lilith. E come la femmina che governa la notte, quindi la Lilith dei demoni, dei Lilin, lei è la Lilith notturna. Ora, che Lilith governi la notte, il concetto, la nozione, si rimonta allo Zohar, dove c'è l'espressione biblica e nel terrore delle notti, Pa'ad Ba Leloh. Si spiega appunto in questo caso come Samael e la sua sposa, vale a dire Lilith, sia il terrore delle notti. Ora, l'aspetto più interessante del pensiero di Vidal, comunque, è che considerava Lilith e l'angelo come intercambiabili. Quindi abbiamo come dire, un momento in cui si associa Lilith cioè, appare sia in un aspetto che nell'altro, sia in quello demoniaco ancora una volta che in quello angelico. E
La stessa figura nel VI secolo si chiama Lilith Busnai, che altre volte viene definita come l'angelo Busnai. La stessa idea soggiace in un passaggio contenuto nella letteratura zoarica che dice: vieni e vedi, la Shekinah a volte si chiama la madre, a volte la donna schiava, vale a dire Lilith, e a volte la figlia del re. E questo è molto interessante. In altre parole, le circostanze determinano se la stessa entità divina femminile assume l'aspetto di un bene o di un male. E date le circostanze che cambiano costantemente, la dea appare a volte come benevola, altre volte come malevola. E questo è estremamente interessante. Ora, in un ragionamento diverso dell'idea, Lilith appare come la nudità della Shekinah. E questa nudità è Lilith, la madre di una moltitudine mista, secondo questo commentatore. Quindi moltitudine mista di demoni, ma non solo di demoni, e quindi non più così sterile, secondo questo commentatore. Ora, il maggior trionfo di Lilith e il punto culminante della sua carriera, chiamiamola così, si produce con la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Quando accadde questa catastrofe, il re Osea Dio, ossia in italiano, cacciò Matronit e prese con sé la schiava, così la chiamano nello Zohar, Lilith, al suo posto. Quindi c'è comunque un'ascesa costante di questa figura. Vediamo un attimo se c'è qualcuno che commenta qualche cosa. Ok, c'è un'ascesa costante di questa figura di Lilith, che diviene addirittura in un determinato momento, secondo i cabalisti ebraici, l'accompagna con la distruzione del Tempio di Gerusalemme del loro Dio, e che se si parte diciamo così, colei che viene rinnegata e cacciata, per poi riesce a divenire addirittura a condividerne il potere. Ma vediamo un attimo che cos'è ciò che viene definito schiava. Chi è questa schiava? Viene definita come la corona straniera, il cui primogenito Dio uccise in Egitto. Lei aveva l'abitudine di sedersi dietro alla macina e adesso questa serva è l'ereditiera della sua signora, secondo il rabbino Simeon che pianse dicendo, pianse l'allontanamento di Matronit e la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Quindi, ancora una volta, la distruzione del Tempio di Gerusalemme, la causa sarebbe Lilith. Il re senza Matronit, secondo, cioè il loro dio, il dio ebraico, secondo Simeon, non è tale senza Matronit, che è la sua controparte femminile, perché sì, esiste una controparte femminile anche nel dio ebraico. E unendosi alla schiava, che era la serva di Matronit, avrebbe quindi perso il suo onore. Ora mancano 5 minuti alla fine di questa diretta perché sennò poi non posso caricarla da nessuna parte. Però è interessante notare, scoprire che nella sua ascesa Lilith prende addirittura il posto di Matronit, che comunque ha questa controparte sconosciuta ai più del dio ebraico. Perde Matronit e si unisce all'altro luogo. Cos'è l'altro luogo? È il luogo della schiava, e questa schiava era destinata a governare la terra santa, come avrebbe fatto,
come ha fatto fece anteriormente Macronit. L'idea zoarica di che il risultato più terribile della distruzione del Tempio e dell'esilio di Israele è quindi da attribuirsi anche in questo caso a Lilith. Fu per questo che il Dio si vede obbligato ad accettare Lilith come consorte invece di Matronit. Questa idea è elaborata dal rabbino Shlomo Albake del 1485-1505, il cabalista Misafed, famoso autore della canzone sabbatica Lecha Dodi, vieni amico mio. Secondo la sua filosofia mistica, Albachi attribuisce ai peccati di Israele il fatto che i peccati di Israele avrebbero portato al fatto che la Shekinah, la madre Israele, abbandonò il suo sposo, che era il padre di Israele, per andarsene in esilio con i suoi figli. Quindi c'è questa figura femminile sconosciuta ai più che accompagna il Dio Israele, che è comunque interessante, che viene a un certo punto rimpiazzata. Come risultato della separazione, il padre si unì con Lilith e divenne l'amante della sua casa. Questo è essenzialmente molto interessante, perché la situazione era simile a quella di un uomo che avesse avuto, diciamo, quello che veniva definito, secondo il criterio del tempo e del contesto, una buona moglie, madre dei suoi figli, in seguito a causa della sua ira, si allontanasse e quindi si unisse alla serva con cui concepisce un figlio. Quindi Lilith in un certo momento regna sul popolo di Israele, ma qui vi lascio col dubbio e vi lascio riflettere sul potere che è veramente immenso, che riesce ad acquisire questa figura e quindi sul terrore che è capace di generare. E che dire? Ora io vi saluto, spero che ci sarà una seconda, cioè nella prossima lascio decidere a voi, lasciate nei commenti se preferite un approfondimento sui reperti archeologici delle ciotole o se preferite invece continuare a parlare della mistica ebraica. E alla prossima settimana, grazie a tutti. Mi dicono che si è bloccato, mi dispiace molto se si è bloccato, spero che riuscirete a seguire. E comunque vi do appuntamento alla prossima settimana.